Ok, rieccoci. Allora, avevamo eliminato questo esercito del Caos. C'è ancora Archeon. Fortunatamente però ha pochissime fanterie. Cioè, in realtà, questi 5 progenie del Caos non sono esattamente il massimo, però, se non altro, non possono arrampicarsi, per cui comunque con questa guarnigione più... Cioè, con questo esercito più la guarnigione, anche se credo che sia ridotta male. Non è ridotta proprio bene, però dovremmo... Almeno in teoria riuscire a difendere Karakhian. Questo esercito l'ho portato indietro, ma probabilmente rischio di doverlo riportare qua una volta che si è riparato, si è rigenerato un attimino per aiutare. Vedremo. Questo sicuramente non può fare nulla. Non posso ancora reclutare neanche gli orchi grossi, gli orchi neri. 2 turni. Potrei cominciare a reclutare un po' più roba qua, eh. Probabilmente è la cosa migliore. Che se abbiamo visto che gli orchi grossi non se la cavano troppo bene contro la fanteria del caos. Poi avevamo qua, vabbè, i 2 eserciti. Uno che forse stavamo mandando verso... No, sono tutti e 2 fermi qua. L'idea era portarli prima o poi, cioè una volta che eliminiamo il caos qua sotto, nel caso dovessimo andare a fare... diciamo, a fare pseudo crociata qui nel nord per eliminarlo di nuovo, averli già lì dovrebbe essere la cosa migliore. Visto considerato che qua l'impero dovrebbe fare una brutta fine piuttosto in fretta. Altri eserciti non credo di averne, a parte questo qua che si sta reclutando adesso, andiamo avanti. Devo lasciare 2 slot e basta, perché... sì. Quindi... possibile di avere così tanti orchi neri? 7 orchi neri. L'ideale sarebbe reclutare qualcun altro qua in basso per prendere subito i giganti, però lo facciamo dopo perché non ci vuole una vita. Eventualmente possiamo anche non reclutare i giganti direttamente. Quello che si potrebbe fare, o come detto, anche reclutare qualcosa qua. Probabilmente la scelta è migliore, perché comunque possiamo eventualmente portarlo qui ad aiutare, voglio dire. Tu chi sei? Un goblin grande capo. Di livello alto. Sì, è il primo che abbiamo preso. C'è molto da fare. E qua sono tutte abilità di combattimento. Sarebbe bello se non dovessimo andare fino alla desolazione del caos per eliminare definitivamente il caos, però vedremo. Dipende anche quando si decidono qua ad attaccare l'impero, eh. Hanno quasi 4 eserciti. Dovrebbero attaccarlo prima o poi. Ah beh, è vero, avevamo anche quella ribellione lì. Qua dobbiamo portarlo avanti di qua. Ok, qui abbiamo già l'esercito però, quindi... dovrebbe andare tutto bene. Il problema qui è la corruzione. Dato che questo qua dovrebbe ridurla, probabilmente. Si sta riducendo, sì. Lentamente, ma si sta riducendo. Qui come ci aspettavamo, ci hanno attaccato. Fortunatamente questo qua no. Non possiamo fare niente perché questo qua è esausto.
ho finito quello che è. Qua no, vediamo se possiamo. Vale provare, voglio dire. Non stavo reclutando con questo qua. Apparentemente no. Ora la domanda è, perché se io prendo questo qua e lo porto qui, potrebbe essere. Beh, però non servirebbe nulla. Tanto vale che tengo qua e lascio passare qualche turno. Questo qua magari posso bloccare queste cose. In modo che non gli vengano strane idee di venire ad aiutare di nuovo l'esercito, no? E poi. Anche qui ho fatto tutto quello che dovevo dargli. E poi vedere quanto tempo ci vuole prima che lui provi ad attaccarmi, sostanzialmente. Perché se faccio in tempo a. Se dà la ribellione. Aspetta, che adesso. Dov'è la ribellione? Ah no! Non si ribella adesso così. Se diamo la ribellione. Se riusciamo a. A tornare qua ad aiutare quello lì sarebbe la cosa migliore, insomma. Se riuscissimo, non se riusciamo. Ok, qua. Possiamo fare qualcosa, ma siamo sempre lì. Vabbè, facciamo questo. E basta. Teoricamente potremmo anche. Cioè, unirci alle lanci sanguinati. Se non altro per avere. Quest'area e potenzialmente arrivare fino a qua in alto, no? Visto che comunque qualche cosa. Beh, però avrei preferito farlo per ultima roba, perché poi abbiamo problemi di ordine pubblico. Che non mi piace troppo. Se dobbiamo. Cioè, se eliminare quei due eserciti del caos non è sufficiente per vincere la campagna, insieme ovviamente all'eliminazione dell'impero, probabilmente ci uniamo alle lance insanguinate. E passiamo praticamente per le montagne per andare fino a sopra, perché altrimenti è un po' un casino. Reclutamento non sto reclutando in realtà, quindi vediamo favore militare. Ah, una ribellione del caos. Non dovremmo avere grossi problemi. In realtà, insomma, non è che si è messo proprio malissimo, voglio dire, però. Ok. Spero di non perdere qualcosa, a parte che sono comunque più grossi, quindi mi interessa relativamente. Ok. Ha ridotto anche la corruzione per caso? Probabilmente sì. Cioè, almeno se sembrerebbe di sì, insomma. Cos'è questo ci pensa Gork? Nah, non ci serve. Selvaggi, cavalieri direi che non ci servono. Tornare indietro no, quindi te ne rimani qua per il momento. Magari vieni qua giusto per. Teoricamente possiamo continuare a provare ad eliminarlo. C'è un 20% che è più di quanto ho visto nel turno precedente, un 19 con questo.
sarà impossibile, punto. Eliminato perché comunque era livello 20 qualcosa, quindi preferisco non averci a che fare. Fine. This magic is real. No. In ogni caso io non attacco. Posso neanche ecco perché è saltato il reclutamento, perché mi hanno conquistato la città da dove recluto normalmente. Cioè mi hanno conquistato sotto assedio. Qua ho qualche soldino, ma non credo di poterci fare molto. Diamo un'occhiata qua al territorio dei nani, perché pare fossero quelli più indietro, però non è così. Andiamo davvero a costruire sta roba qua? Devo fare. Potrei anche tenermi i soldi, ovviamente, nessuno mi obbliga, però. Se mi attaccano spero di avere abbastanza per... No, ma dovrei avere abbastanza per eliminare Archeon. Il fatto che ci sia quell'esercito lì mi preoccupa. Dell'impero, perché non vorrei che avesse qualche altro esercito più in alto. Qualche altro territorio. Non dovevate conquistare Marienburg. Anche perché non posso, cioè, allora, contro tutta sta roba qua, non posso andarci io. Attaccano anche me, sti qui. Cosa piuttosto importante da fare a questo punto, mi sa che è prendere Grimgor, portarlo qua vicino ad Azag, nel caso arrivassero gli Scaling. Che non si sa mai. Poi... tutti porto qua. Vado che potrò saltare su se dovesse servire. Colec. Vediamo anche qua se per caso. Signor Colec, no, però posso provare a assassinare questo qua. Posso provare a bloccarlo, però? No. Sono comunque riuscito a assassinargli qualcuno. Gli introiti stanno scendendo parecchio, probabilmente perché ho finito un po' di reclutamento qua. E punto. Se non mi attaccano il prossimo turno mi sa che porto su questo esercito qua e lo elimino, lo attacco io, perché... ci sono 44 agenti dell'impero. Cos'è successo? No. Ma attaccano, bene. Sicuramente, beh, il mio generale non è il massimo, però... la combattiamo anche se teoricamente, insomma, non sarebbe così necessario, voglio dire. Cioè, considerando il bilancio delle forze non dovrebbe esserlo, però. Ovviamente terremo tutti gli orchi grossi sotto. Abbiamo due porte, quello non mi piace più di tanto.
Perché ovviamente, cioè, il 90% del suo esercito passerà da sotto. Gli unici che possono salire sono quelle con quei 5 fanterie, voglio dire. E i miei orchi neri li battono. Quindi posso tenere su 5-6 unità di orchi neri. E tutto il resto lo butto giù. Sì, poi tra l'altro la Ragnarok ha un gigante che è messo meglio del suo perché ha più vita. Quelle cavallerie lì ci farò poco, però va bene. Ok, allora, non giochiamo d'azzardo perché rischiamo di perdere sostanzialmente. Tanto questo qua non ha neanche un granché come spell. Dove si è piazzato lui? Abbiamo un... Perfetto, un altro che non sale sopra. Anzi, probabilmente loro non saliranno sopra. Non cercheranno di scalare. Ci metto probabilmente un paio di unità giusto per avere qualcuno, ma... Non credo, perché... Fanterie dove sono tutte? No, beh, sì, qualcuno prova a salire qua, probabilmente. Sono tutti in mezzo. Probabilmente la maggioranza passeranno da di lì. Cioè, più che altro, ecco, questi qua passeranno probabilmente da di qua. Quindi il grosso del mio esercito lo pezzerò lì. Allora, c'è anche una cosa da dire, nel senso che come in Medieval 2, sostanzialmente, bisogna essere all'interno di quest'area per controllare la torre e farla sparare, no? Quindi probabilmente queste unità qua che non mi interessano sostanzialmente, le terrò tutte in alto per fare quello che devono fare. Il gigante è qua. Qui sopra. Sarei tentato da tenerli davvero così, proprio per... fargli prendere sostanzialmente più spazio possibile, però non riesco là. Non posso neanche spostarli così. In questo modo dovrei vabbè, però probabilmente facciamo un po' di meno perché non voglio che vada ogni combattimento con quelli lì. Qui sopra ci vorranno 2 unità di orchi neri. Per eliminare questi qua quando arrivano. Ovviamente facciamo così. E così. Quindi direi di fare così e fare così per avere insomma, la situazione sotto controllo, diciamo. Sì, non ha senso però non mettere gli arcieri là in alto. Non capito perché ci ho messo... È vero che probabilmente, cioè, non riusciranno a tirare un granché, però... Più che altro non riusciranno a fare un granché, perché a tirare tirano, però non gli fanno un tubazzo. Ovviamente poi potrò utilizzarli per tirare, soprattutto quelli che sono qua, per tirare nelle spalle al blob di fanteria, fanteria ce ne sarà anche un po' poca, però insomma al blob che si formerà qui. Domanda, quanto armatura 90, 120, 100, ok, quindi abbiamo bisogno di orchi neri lì. Qui abbiamo bisogno di orchi neri, ma prevalentemente, cioè sicuramente tutti gli orchi grossi. Non quelli ridotti meglio, un paio posso anche tenerli qua, voglio dire. Ma questi orchi qua andranno tutti qui.
Non saranno probabilmente quelli che si beccano la carica. Però. Quindi diciamo che un paio di occhi neri. Guardate che non so quali sono quelli che ho messo su. Diciamo che qua ci metto questi due. Dovrebbero essere sufficienti per eliminare questi qui. Ecco nero. Teoricamente pericolo alto con conti prescelti. Non funziona esattamente così. Poi gli altri li teniamo qua. Praticamente dovrei farli caricare, però. Ok. Queste qua sono fanterie mostruose, quindi non so se qua si contano come fanteria. Qual è il movimento del gigante? 38. Quindi non mi sembra il caso di portarlo di qua. Anche perché sono. Teniamolo qua in centro, lo spostiamo eventualmente da una parte o dall'altra a seconda di quello che serve. Ecco, magari tipo i goblin delle tenebre li teniamo qua. Facciamo la carica, prendiamola comunque con l'orco nero. E gli altri arriveranno a supporto. Poi cosa ho ancora? Ho ancora le cavallerie sicuramente. E basta. Queste qui le teniamo lì, se riusciamo a far fare una girata da quelle parti lì, ok. Se no vedremo. Il generale dov'è che è? Lo vedo. Lì. Sì, ovviamente quell'artiglieria mi crea un po' di problemi, però. Non so se riusciremo a tirare giù una torre, a volte capita però. Quello potrebbe aiutare. Comunque, come pensavo, questi qua stanno arrivando tutti qui. Potrebbe essere una buona idea. Però questi qua hanno bonus contro unità grandi, quindi in questo combattimento potrebbero servire. Questi qua, se riesco a farli uscire da qui una volta che abbiamo eliminato questo blocco qua, che non dovrebbe essere poi così difficile. E mi hanno preso. Cioè questi qua potrebbero forse cominciare a tirare, ma hanno la mira balorda. Tu vieni qua. Un po' di danno l'hanno fatto comunque con il. Con i tiratori, no? Per qui sarebbe meglio tirare sul gigante. E quello potrebbe creare dei problemi. In un blob di fanteria come questo qua. Anche se abbiamo Ragno Ragnarok che dovrebbe riuscire ad eliminarlo.
appunto, stanno perdendo. No, no, rimani dove sei. Qui sono arrivati alle torri, alle cose, alla porta quasi. Il mio gigante è arrivato alla porta. Il mio ragno Ragnarok è sotto tiro, questi qua stanno tirando comunque. Direi che tiriamo sul carro del caos. Spostiamo ragno Ragnarok. Qui c'è. Archeon che potrebbe crearmi qualche problema. Ci mando lì sopra. Qui ho soltanto un orco nero, quindi non posso mandarci nessuno. Vediamo se riusciamo a farti venire qua sopra. Possiamo cominciare a tirare sopra i prescelti, le progenie del caos. Sì, lì il problema è Archeon, non sono altre cose. Sta arrivando da questa parte di qua. Questo è un po' un problema. Perché c'è questo blocco qui che è una roba odiosa. E qui è ovviamente la parte meno protetta, voglio dire. Cioè, vabbè, però ci mando addosso questi qua. Probabilmente potrebbe essere sufficiente anche solo mandare su un paio di goblin. Giusto per rallentarli. Quali porte? Queste qua. Ok. Kion è sceso. Pessima scelta. Pessima, pessima scelta. Questo qui non me ne ero neanche accorto. Direi che si devo spostare rapidamente un po' di roba qui. Thank you.
No, che comunque la pozione del caos l'hanno... cioè almeno la maggior parte l'hanno fermata. Riusciamo a eliminare Archeon e probabilmente ci riusciamo. Ah sì, qua anche la Ragno Ragnarok. Per il momento non serve servire molto, però ce l'abbiamo. Punto punto a rischio questo qua. Però abbiamo le cavallerie qua dietro. E a che non è andato. Questo dovrebbe forse aiutare con il morale. Dico forse perché questi qua sono infrangibili sostanzialmente. Cioè non vanno in fuoco neanche se li paghi. Cioè proprio parte del... insomma, di quello che fanno, nel senso. E adesso abbiamo un bel gigante che va qui in mezzo. E aiuta lì. Qui francamente non credo che ci saranno grossi problemi, quindi posso anche... no, beh, però aspetta un attimo. Facciamolo qui per un attimo in modo da... essere sicuro di finire questi qua un pochino più in fretta. Fare anche una carica volendo con le cavallerie. Sì, qua e qua è andata tranquillamente. Il fatto di eliminare Archeon ovviamente aiuta. Sì, non serve a niente metterli qua. Guarda le fiavole di lì per tirare su quelli che stanno scappando. E devo portare fuori il prima possibile un'unità di cavalleria, però. C'è qualcuno qua dentro? Stanno tutti combattendo, però. Perché c'è ancora una progenie del caos. Fatto qualche uccisione? No, figuriamoci. Tutto qui in modo da potergli tirare con anche questa da qua. Ma adesso qualche uccisione l'ha fatto. Velocizziamo. Vediamo se riusciamo a... far fuori qualcun altro, questo non credo. Qua è inutile che mi ci metta. Non posso attaccarli per qualche motivo. Probabilmente perché stavano praticamente scappando. Non lo so. Ok, finito direi. Sì. Adesso si è bloccato, quindi è finita.
Dovremmo aver eliminato la maggior parte, ma la cosa migliore è che abbiamo eliminato effettivamente Archeon, che quello è un requisito per vincere la campagna. Sì, non è che abbiamo fatto un granché, voglio dire. In realtà. E va bene, aveva anche molto pochi lui. E un po' di decisione, ha fatto un po' di decisione con i carri, strano. Questi prescelti, che erano quelli che probabilmente che sono saliti insieme ad Archeon proprio. E poi vabbè, un po'. Beh, l'artiglieria era prevedibile, un po' i prescelti, e i pini prescelti, la progenie del caos, insomma, che quello era piuttosto prevedibile. Ok, non abbiamo perso nessuno, ma sembra abbastanza prevedibile. Adesso bisogna inseguirlo. Anche perché appunto Colic non verrà a rompermi le scatole. Se gli skilling si levano dalle scatole posso anche andare a eliminare io al Marienburg, come cavolo si chiama. Ok, allora. Salito di livello. Possiamo avere qualche magia in più. Sostanzialmente l'unica relativamente interessante potrebbe essere questa. No, non proprio. Quello non è male. Quello è peggio. Tanto ci siamo rigenerati anche parecchio. Mi conviene andare avanti. Meno fino a qua. Proviamo a bloccarlo. Sbagliato personaggio. Qualcun altro qua si... Ok, perfetto. Prossimo turno dovremmo riuscire ad eliminarlo. Cominciano ad avere i reietti. Quello è un po' preoccupante, ma insomma... Non è in modalità accampamento, quindi non dovrebbe riuscire a reclutarne ancora. Quindi non possiamo fare niente perché appunto non voglio andare a eliminare tutti questi eserciti qua. Ora domanda. Ah, ma aspetta. No, ma allora non c'è, non sono, cioè, devo semplicemente eliminare Archeon, non devo... L'hanno cambiato? Perché una volta dicessi chiaramente che dovevi fare in modo che tutti gli eserciti del caos si trovassero soltanto nelle lande desolate, quello che è. Oddio. Riusciamo anche a finire la campagna lunga qua. No, vabbè. Sì, insomma. Cioè, non ci vuole tanto farla anche quella lunga, voglio dire, ma non ho voglia. Ok, allora, adesso tu qua non servi. Diciamo che vieni avanti un pelino. Tanto l'abbiamo bloccato, quindi non dovrebbe essere un problema. Questo però forse aumenta... Sto razziando, tecnicamente. Vabbè. No, evitiamo, va.
qui sei salito di livello così, per piacere. Non penso ci sia molto altro da fare, perché si tratta soltanto di aspettare che... Oddio, adesso però con 4 eserciti potrei anche riuscire a... Quanti ne hanno? Ne hanno... meno di 4. Sì, dai, cominciamo a muoverci, perché altrimenti non finiamo più. Anche perché non è neanche una roba che voglio dire, non ci vuole neanche poco, eh. Dobbiamo arrivare via mare. Sì, però mi sa che la WAG non mi segue. Marienburg è un porto. Posso attaccare un porto via mare? Non lo so. Vediamo. Potrebbe essere però il modo più veloce per arrivarci, quindi... Anzi, è il modo più veloce per arrivarci. Quindi direi di... fare così. E questi qua, visto che comunque si beccano sempre a trito. No, non sempre. Ma quasi. E comunque fino a là ci arriverebbero beccandosi a trito. Che non è trito come al solito, ma è logoramento, ma ormai ci siamo capiti. Sì, però non... Andiamo ad attaccare Marienburg. E vediamo se riescono a fare qualcosa. Quegli 8000 lì potevo spenderli. Più che altro perché forse ho finito di reclusare. E forse ho anche finito di costruire... cioè posso cominciare a reclutare orchi neri nella provincia di Karakirn. Potrei cominciare anche ad utilizzare un po' di agenti di mezzo. No. Non riesco a capire cosa facciano gli scaling. Ok, interessante scelta. No, sono imbarcati lì. Facciamo fare un po' di sfoltimento qui, direi. Ti aiuto a fallire con un 80%, complimenti. Tua madre sarebbe orgogliosa di te. Sì, qui c'è un tubazzo da fare. Per il momento facciamo così. Il tizio qua in basso, questo qua. Qua può ricottare i giganti? Sì. E la Ragnarok no. No, non può ricottare neanche i giganti. Sì, quell'area lì di reclutamento per i giganti non è il massimo, troppo lontano. Qui posso fare qualcosa di utile, sì. I rilanci sanguinati vogliono sempre confederarsi, no? Sì. Vediamo se... cioè, se riusciamo a finire la campagna in questa parte. Perché se... l'impero ha soltanto quello lì, ci riusciamo. Se ha altra roba... gireranno le scatole, ma d'altronde ci possiamo fare poco.
Tra l'altro adesso non è neanche sotto assedio. Marienburg. Perché se è sotto assedio dobbiamo prima eliminare gli assedianti e poi eliminare la città. Però se non è sotto assedio. Perfetto. Non aspettavo altro. Va bene, ti do quei 100 gold, mi interessa. Rischiamo di dover dichiarare guerra di nuovo se stanno assediando, però nel caso non me ne frega niente, voglio dire. Cioè, si spera che eliminando quello lì la campagna sia finita, quindi. Anche se la gente... Beh, oddio. No, non credo che semplicemente... Cioè, fare un lavoro del genere ci tolga la possibilità di... O meglio, mi spiego. Non credo che tradire, tra virgolette... Tanto, ero convinto che si stia ancora caricando. Semplicemente non c'è un tubazzo di roba. Non credo che tradire, tra virgolette, gli scaling... Dobbiamo probabilmente tradirlo. Ci freghi in qualche modo, ecco. Bello sto passaggio così. Sono sbarcato? No. Siamo al turno ancora. Il prossimo tecnicamente possiamo attaccare gli Skellig. Se loro non attaccano però, perché la Madonna, non ci vuole una laurea per conquistare una città, voglio dire. E non credo che l'impero abbia nient'altro. L'hanno distrutta. È la fine? O meglio, non è la fine, voglio dire, però... Dimmi che questo qua è l'unica roba dell'impero che rimane. Posso attaccarlo, vero? Sì. Sì. L'unica roba che gli rimane dell'impero. Per cui ci... confederiamo con le lance sanguinate? No. Ma sì, tanto non si ribella nessuno nel frattempo. Ok. Abbiamo anche guadagnato qualche soldo, paradossalmente. E adesso prendiamo tutti. Tu. Questo. Tu. Questo. Marcia forzata. Che non è marcia forzata, ovviamente, però. E qui. Asag. Che mi ricordavo che hanno tolto le battaglie navali, no? Però fortunatamente, voglio dire, cioè, l'hanno tolto nel senso che non li combatti più, non puoi più combattere personalmente, ma per il resto è come, voglio dire, anche fino, mi pare, penso che le abbiano introdotte per la prima volta in Empire, nei giochi precedenti non c'erano comunque le battaglie navali, quindi spero che voi la piantiate, no, sono in guerra, tecnicamente, non la farei belli pelle verde. Va bene, chi se ne frega. Cioè, francamente. Dovrebbe esserci qualche roba peggio. Perché sono il posto per i... Ah, gli editi qua. Cioè, troiti. Più 80? No, è crescita. Sì, diciamo che l'obbedienza potrebbe essere un problema in questi parti qua.
Diciamo che prendiamo. È anche per quello che non volevo. Ma sì, chi se ne frega. Non volevo consigliarmi prima della fine, perché si porta dietro tanti problemi di solito. Però se tutto va bene, questa qua sarà l'ultima parte. Perché spero che non si mettano a fare il giro del mondo in 80 navigate. Invece lo fanno. Cioè, ma dai. Accettate la vostra fine, no? Incursione di chi? Ah, di questa WAG, ok. Obiettivo? Aspetta un attimo che te lo do. Perché ho capito, perché sono in acque profonde, no? Vabbè, amen, tanto ce l'hanno anche loro. Facciamo... Allora, se... Facciamo l'apoteosi... Sarebbe... Se adesso non... Cioè, fa in tempo a rispawnare il caos. Devo non continuare ad andare su. Non è possibile una roba del genere, eh? Se non altro mi faccio tutta la costa e vado fino al caos, volendo. Bella guarnigione, comunque. Qua perché? Ah, perché adesso si sono incacchiati. Tu facciamo che tipo ti mando qua a fare la wall. E non credo che dovremmo avere tutto il necessario, sì. Comunque siamo a rischio. Perché qui... Qui rischiamo davvero di non riuscire a finire la campagna prima che Archeon salta fuori di nuovo, eh. Cioè, sarei quasi tentato di dire... Ok, l'abbiamo finita. Però vorrei almeno vedere la schermata finale, voglio dire. E dovrebbe esserci comunque un meccanismo secondo cui, perché almeno sono andato in, su terra, secondo cui se non riesci a, cioè se senza città per senza province per tot turni basta, è finita, perché altrimenti ancora. Sono tutti quelli lì che ho appena preso, no? Ho detto di andare, no?
Ora lo lascio in mare, vediamo se mi muovo leggermente più velocemente, non lo so. Magari riesco a raggiungerlo. Ok, finirà la mappa. No, beh, c'è ancora tutto il pezzo di una scala in alto. Tu sei arrivato qua, teoricamente potresti reclutare, però amen. Oh. Ci vuole una spia. Però in mare non potevo usare una spia. No, cioè se respawna al caos, cioè... Valuto veramente l'ipotesi di piantarla qui, perché... voglio dire... è ridicola. O al limite... una cosa che posso fare è semplicemente dire... cioè, nel senso, faccio... non faccio vedere come va avanti la campagna, voglio dire. Faccio un taglio semplicemente verso... fino a che non riesco a far fuori quel tizio. Ma francamente non credo. Qui si sono ribellati però adesso. Sì. E faranno una bella fine. Allora facciamo una bella cosa, va. Ti vai a pestare qua e basta. Si è fermato. Alleluia, alleluia, si è fermato. Dimmi. Sì. Forse abbiamo finito. Riuscito a scappare, ma dovremmo riuscire. Magari sta caricando tutto. La schermata finale. Penso di sì. Dai, ce la puoi fare. Sono 20 parti che aspetto questo... No, beh, però nel senso... Ok. Come nella campagna con l'impero... Lo lascio andare, questo qua. E se qualcuno interessa a guardarlo, se lo può guardare. Non credo, però va bene. Vediamo statistiche qua. Sì, boh, se qualcuno ne frega qualcosa. Ma non credo. Quindi niente, direi che per questa campagna è tutto. Quello che succederà probabilmente nei prossimi giorni uscirà un video di aggiornamento dove avrete la possibilità di scegliere la prossima. Probabilmente ci sarà qualcosa su Ferdic Total War, perché c'è molto interesse in generale. Probabilmente c'è qualcosa su Rome 2, quasi sicuramente, e ci sarà qualcos'altro su Warhammer se volete vedere ancora. Detto questo, direi che per questa campagna è tutto. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e al prossimo video. Ciao!